misurazione sia fatta per difetto, perché se pensate banalmente al fatto che, parlando con i produttori di bollicine, ci sono aziende per cui l'aperitivo conta quasi il 70% dei volumi, quindi parliamo di numeri che probabilmente sono anche incrementali rispetto a quelli che appunto vengono diffusi da questo studio, e in più c'è tutto il dato del mondo in casa, sul quale sicuramente ci misureremo anche con Carrefour per trovare il modo anche per il 26 di iniziare a dare dei perimetri di dati, perché è una materia veramente molto molto vasta. Il tema che cos'è? Che in realtà di questi 170 milioni l'aperitivo da manifesto, quindi l'aperitivo che presuppone un abbinamento, quindi la parte food, è tutto sommato una fetta limitata ancora, perché l'aperitivo viene ricondotto moltissimo al mondo del beverage. Pensa che quando abbiamo iniziato con questa iniziativa, qualcuno pensava che noi stessimo facendo l'ennesimo evento di mixology, ok? Perché il concetto è che l'aperitivo viene ricondotto prevalentemente al linguaggio del beverage, non all'abbinamento. La rivoluzione deve essere quella di fare sì che, a prescindere da quello che sia il numero ufficiale, che chiaramente viene sempre stimato attraverso gli studi, questo enorme numero si porti dietro tutta la parte dell'agroalimentare, perché se noi riusciamo a creare questa reazione, capite bene che dimensione può assumere il fenomeno in termini di fatturati sia nel mercato domestico, ma soprattutto nei mercati internazionali. Perché se pensate a quello che piace agli stranieri dell'Italia, è l'italianità. E purtroppo è un'arma a doppio taglio questa, perché italianità significa anche che l'Italian Sounding, quindi tutto il fake italiano, ha un grande successo, perché chiaramente ti rimanda ad un'idea che ti fa apparire anche, ti cambia il gusto per certi versi, perché anche un prodotto che non è realmente italiano, tu lo vivi con un immaginario italiano. Per una volta abbiamo un modo italiano da esportare, e se lo esportiamo nella maniera corretta, cioè con delle regole, abbinando le due filiere del beverage e dell'agroalimentare, possiamo veramente lì costruire una potenzialità enorme. Perché anche all'estero questo non è l'aperitif, non è l'happy hour, che poi è un concetto che in realtà arriva dal proibizionismo e che è prevalentemente legato al mondo del beverage, quindi non ha punti di contatto di fatto con il mondo del food. Mi dicono l'aperitivo italiano, l'aperitivo è italiano by itself, cioè è una parola, è un termine italiano, non abbiamo bisogno di mettergli di fianco l'aggettivo perché è italiano. Noi siamo orgogliosi di far parte dell'aperitivo day e poi dell'aperitivo festival magari nel prossimo anno. Saremo al quinto piano di Fondazione Feltrinelli con il nostro brand Candy, che fa dell'italianità un suo punto cardine. È un brand di riferimento nel settore dell'elettrodomestico e da più di 70 anni porta l'italianità a livello internazionale. Quindi abbiamo una gamma completa di elettrodomestici per il mondo non solo del lavaggio, ma anche per il mondo della cucina, per il mondo della refrigerazione, quindi anche per le nostre cantine vino. L'illustrazione, raccontavamo prima, è uno dei grandi linguaggi anche dell'aperitivo. Tu sei milanese, quindi che rapporto c'è con l'aperitivo da milanese, da artista, da illustratore? L'hai raccontato tante volte e l'hai raccontato per noi. Un rapporto intimo, direi, nel senso che da milanese sicuramente l'aperitivo è da sempre un rito che ritorna, insomma, nelle mie giornate. E da illustratore, da artista visivo, per me l'aperitivo è un momento di fortissima ispirazione. Nel senso che poi una parola è tornata spesso oggi a questo tavolo, ed è la parola abbinamento. Quello che fa un illustratore è esattamente abbinare colori, forme, per dare vita a qualcosa di nuovo, no? Un'esperienza visiva. Per cui l'aperitivo e l'illustrazione hanno moltissimo in comune. Per me un buon aperitivo con le persone giuste significa godere di un momento di condivisione, che poi è quello che mi permette di mettere nuove parole nel mio vocabolario visivo e poter poi arrivare con idee nuove, fresche, la prossima volta che mi toccherà. Certo. Senti, l'ispirazione per questa bellissima illustrazione del World Aperitivo Day, che devo dire veramente molto bella, molto intrigante, molto interessante. Grazie mille. Beh, l'ispirazione arriva dalla storia, dalla grande storia della grafica e dell'illustrazione italiana, no? Perché c'è tutto un mondo legato al food e al beverage che nel secolo scorso, un centinaio di anni fa, veniva raccontato da nomi importanti come De Pero, come
Cappiello, come Dudovic, che hanno veramente messo, come dire, un'impronta su tutto quello che poi è diventato quel genere di comunicazione, la comunicazione rivolta per il corpo. Guarda,